vittoria, oltre ai tre punti, oltre alla soddisfazione del debutto con la vittoria? Ma mi dà tanto, nel senso che le emozioni che sono state vissute oggi sono state altissime, dal fatto che siamo arrivati al campo e abbiamo fatto insieme ai tifosi, ai nostri tifosi, un percorso importante che un po' ti ha dato una tradizione. Il percorso insieme, e io penso che oggi non ha vinto soltanto la squadra, ma ha vinto tutti quelli che vogliono bene a Parma. C'è stato l'entusiasmo che ci hanno trasmesso i tifosi boys sono stati, penso, anche ripagati. Quindi un grazie va sicuramente ai ragazzi perché hanno dato oggi il cuore e ai boys che ci hanno trasmesso l'entusiasmo e il senso d'appartenenza. Senti, sia col 3-5-2 che col 4-3-3 il Parma era già cambiato col 3-5-2, molti cross, molta corsa, se vogliamo, almeno fino a quando è stato possibile farlo. Quando hai visto i tre pali, cosa hai detto? I tre pali continuiamo a giocare, perché finché l'arbitro non fischia la partita deve continuare. I ragazzi di Pietro sono stati straordinari perché hanno messo il cuore al di là dell'ostacolo, la difficoltà c'era, l'abbiamo visto perché comunque ridavamo la vittoria. Però o perché il portiere è stato bravo, perché ci sono anche i pali, o perché non siete bravi a sfruttare le occasioni, però ecco, io penso che la vittoria è meritata. Gigi, Lucarelli poco fa parlava di come la difesa con Lucarelli e Canini, lì sia diventata molto ermetica e ha riconosciuto quanto sarà difficile fare gol a questo Parma. Tuttavia, nell'ultima parte di gara, i tifosi sono un po' luccicati gli occhi nel vedere un Guazzo in grande condizione, Evacuo e lo stesso Carajoca ha segnato un gol strepitoso. La mia domanda è questa: da un punto di vista tattico si possono far coesistere le due cose, cioè mantenere la difesa 3 e, che so, mantenere anche le tre punte in un futuro prossimo lontano? Sì, perché comunque avevo preparato questa alternativa giocando con un trequartista. È possibile farlo. Quando hai giocatori che comunque ci mettono a cuore, poi il modulo poi è una conseguenza di quello che ti trasmettono. La cosa importante oggi, io penso che la squadra sia brava ad affrontare questa gara non permettendo agli altri di fare quelle ripartenze, perché questa squadra è molto brava nelle ripartenze. Io l'avevo già vista contro Renate, l'ho vista poi contro il Teramo. La squadra che è ordinata, sta lì, aspetta, e poi ha giocatori molto abili, da Barbuti, che è un giocatore fisico che comunque crea problemi perché è molto bravo a tagliare dietro il primo centrale difensivo. E ha questi due esterni, Varas e Terracino, che sono due peperini bravi, tecnicamente saltano molto bene l'uomo. A centrocampo sono i più belli perché vanno a genere. Però voglio dar merito alla squadra, alla mia squadra, perché sta brava appunto a non permettere questo. Ci fosse stato qualche sbaglio nell'impostazione della gara, dove magari in alcuni momenti dovevano essere più veloci nel giocare per cercare poi di sfruttare attraverso i cross, attraverso dei palli filtranti su Calaio, su Nocciolini. Però ripeto, l'interpretazione è stata quella che vuole, questa è penso la parte più importante. Ecco, la mancanza di velocità a cui facevi riferimento adesso è perché ancora la condizione non è ottimale. Nel primo tempo la squadra ha creato molto, però sembrava non avere un ritmo esagerato. E poi, seconda domanda, poi lascio il microfono, Baraje. State insistendo molto su questo giocatore in mediana, non so come l'hai visto tu, però io stasera l'ho visto un po', voglio dire, fuori fase. Gives, il suo ruolo è quello. No, quel ruolo lì, se riesce a interpretare la maniera giusta, può sfruttare le sue qualità. Le qualità che sono straordinarie, perché è generoso, perché è tecnicamente bravo, attivo. E quello secondo me si inserisce bene, è uno che si sacrifica e gioca per la squadra. Quindi le sue qualità secondo me lì sono adatte. Però è chiaro che oggi, nel momento in cui sembrava che calasse, poi dopo ha avuto un altro impennato. Lì c'è questo, deve dare un po' continuare il gioco, però sono convinto che questo ruolo è fatto per lui. E per quanto riguarda l'altra domanda? Sì, la domanda era sul fatto che nel primo tempo la squadra passa ancora a non avere un ritmo esagerato. È chiaro che giocavamo contro una squadra che si prendeva tutti i giorni della palla, quindi diventava difficile trovare degli spazi. Vuol dire che la squadra è stata brava proprio nel far girare palla in alcuni momenti velocemente, quindi abbiamo trovato poi delle opportunità, adesso come detto prima, in altri momenti invece
abbiamo avuto quella riuscita di esecuzione da non trovare poi l'opportunità di... Però ripeto, lo spirito è secondo me la cosa più importante. Sì, domanda. Come mai Mazzocchi poi non ha giocato, visto che l'informazione? Poi la prova del Cossack, Coric, i prossimi due gare, comunque poi giocare con Sant'Arcangelo e Venezia, già sono dei big match. Allora, per quanto riguarda Mazzocchi doveva giocare, ha avuto un problema muscolare, quindi ha dato forfetto. Per quanto riguarda Coric ha fatto un'ottima prestazione, perché comunque ha dato una tranquillità alla difesa, ha avuto una personalità, è stato molto molto bravo in entrare in questo contesto. Le altre squadre, è chiaro che noi affrontiamo prima la prossima Sant'Arcangelo, quello che viene dopo non mi interessa, noi dobbiamo essere per l'Italia a tirare in gara, due gare insieme riusciamo a fare. Gigi, ciao, sono qua. Vedendo la partita di sabato scorso, vedendo questa, sembrano due squadre completamente diverse. Cos'è successo in questa settimana? È bastato il tuo ritorno in panchina per vedere un altro Parma, che era un punto ovviamente, o cos'è successo, cos'è scattato? Non è successo niente, nel senso che i ragazzi hanno lavorato bene, lo sto dicendo da tempo a loro, e devono prendere la convinzione che tutto quello che stanno facendo, la semina che hanno fatto, devono raccogliere. Oggi hanno raccolto probabilmente la poco pilatezza, che è stata una squadra comunque che, se non domenica scorsa contro il Modena, le due occasioni di solidarietà le abbiamo date noi, perché sennò altrimenti non avevano mai fatto in porto. Ma al di là di questo ci può stare che all'inizio avendo una squadra fisicamente molto forte, chiaro che quando giochi contro squadre che sono più piccole, più brillanti, sono più veloci, puoi andare in difficoltà. Ripeto, la difficoltà grossa è stata che probabilmente loro hanno preso coraggio su due errori nostri, e poi dopo chiaramente la squadra comunque ha cercato di giocare, ha combattuto, ha preso un punto in maniera meritata secondo me. È chiaro che il gioco ha migliorato, come va migliorato anche oggi, perché in alcuni momenti, ripeto, c'è da sviluppare meglio le azioni per cercare poi di trovare e di sfruttare quelle qualità che di alcuni giocatori che abbiamo. Nel gioco che va migliorato c'è ovviamente, l'hai detto qui, alla fine il fatto di servire anche meglio gli attaccanti, no? Perché hai delle bocche da fuoco importanti, però bisogna ascoltarle come vanno i giocati. Ma io penso che oggi abbiamo tirato, non so quante volte abbiamo tirato in porta il portiere, quante volte ha fatto. L'occasione le abbiamo avute, poi è chiaro che c'è la bravura del portiere, c'è la bravura nostra nel essere convinti nel tirare in porta, però l'occasione le abbiamo create. Oggi penso che in civile la vittoria penso che sia meritata, poi si può sempre far meglio. Però oggi secondo me la squadra è stata premiata per i valori che ha espresso in campo attraverso anche il cuore, come ho detto prima, ci ha messo il cuore e questo è un dato importante. Le partite non sono come, cioè quello che è stato scorso campionato non c'entra più niente, perché quest'anno è un altro campionato, ci sono squadre organizzate, squadre con qualità, ci sarà da soffrire, però se c'è questa sofferenza e il cuore che ci ha messo la squadra oggi penso che verrà premiata. Gigi, il cambio di modulo. Chiedo scusa. Vai. Volevo sapere la scelta di Evacuo in panchina. Evacuo è felice, è un momento che non è brillante, quindi chiaramente ho messo in campo quelli che sono per me più brillanti. Mazzolini sta dimostrando di essere un giocatore che può fare la differenza, come anche lo stesso Matteo. Io ho detto sempre a loro che mi devo mettere in difficoltà. Matteo è stato premiato, è entrato, è entrato bene al riguardo. E mi è piaciuto anche Felice come entrato, perché Felice è entrato, si è calato in realtà, sa benissimo, conosce i suoi limiti, conosce i suoi pregi. Ed è un valore assoluto avere un giocatore come lui, perché chiaramente poi si è messo lì, si è dedicato anche a fare la legna, è come si è dedicato con la Juve a fare la legna. Questi sono punti importanti, perché sono punti fermi e sono insieme importanti, perché danno valore assoluto anche allo spirito della squadra. Gigi, quando hai visto tutti questi traversoni nel primo tempo a cercare Calaiò quando non c'era Evacuo, ti sei mangiato un po' le mani, tra virgolette. E poi, ultimissima cosa, il cambio di modulo. È arrivato solo per l'infortunio di Bucarelli o avresti comunque cambiato l'assetto di gioco in campo? La mia idea era di mettermi, come si faceva prima, con un trequartista e due punte. Avrei cambiato quella mia linea, rimasta 3 con 4 di centrocampisti e un trequartista. Avevo già studiato questa settimana, però dopo chiaramente con il problema di Ale
abbiamo anche giocatori bravi, intelligenti a giocare anche a 4, che sia Michele Canini che anche Moro. Lo stesso io elogio anche il nuovo elogiato Messina, ma Michele è stato con un atteggiamento giusto, è stato straordinario. Quindi avere a che fare con giocatori così, l'allenatore è in difficoltà, però sono felice per loro, perché comunque quando vengono chiamati in causa possono esprimere la qualità. Sul Vasco, sulla prima parte della domanda che tu hai chiesto. È chiaro che qua, con Evaco abbiamo aspettato di più certi delle persone, però anche con la Virosa si è destinato bene. Lo stesso Nocciolini che in alcuni momenti la sua generosità lo porta fuori dalla porta, invece magari deve essere più deciso a cercare la porta, perché poi ha le qualità. Poi volevo fare un appello, scusate questa, volevo fare gli auguri a Faio, che oggi si sposa e è un tifoso del Parma, quindi voglio fare gli auguri in diretta. Perfetto, grazie a tutti. Grazie. Okay. Grazie.